È il primo ballerino del teatro alla Scala di Milano. Di lui l'étoile Roberto Bolle ha detto: è il talento più evidente che ho visto, una gemma pura da coltivare, e lo ha recentemente definito suo erede. A Claudio Coviello la commissione del premio Lucani Insigni ha voluto riconoscere un'onorificenza consegnata alla mamma, dal momento che per motivi di lavoro Claudio non è potuto essere presente alla cerimonia che si è svolta nella città di Orazio. Comunque partecipe con un videomessaggio. Innanzitutto, se sono il primo ballerino della Scala di Milano, devo ringraziare il maestro Vasia che mi ha permesso di effettuare questo percorso. Le mie caratteristiche, secondo il mio punto di vista, sono delle caratteristiche più di interpretazione, perché do molta importanza all'interpretazione, dato che penso che un pubblico che non conosce il mondo del balletto dà molta più importanza a ciò che arriva dalle interpretazioni dei ballerini. E poi senz'altro le caratteristiche che mi hanno permesso di arrivare qui sono state il lavoro, la determinazione, ma evidentemente penso che, come in ogni cosa, anche un pizzico di fortuna. Classe 1991, nato a Potenza con il sogno della danza sin dai primi passi. A 10 anni entra alla Scuola dell'Opera di Roma, dove si diploma. Fisico da principe e tenacia sorprendente, scrivono su di lui. Ha tra l'altro collaborato con il Teatro dell'Opera di Roma in alcuni spettacoli della direttrice artistica Carla Fracci e dinanzi al Papa per la Giornata della Gioventù. Tra gli altri, il premio Positano come danzatore italiano dell'anno nel 2013.